Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, siamo su Underfell, una demo che ho scoperto 5 minuti fa, veramente 5 minuti fa l'ho trovata io, subito scaricata, che stavo pensando già da tempo di portare Underfell, però non trovavo nessun gioco completo. Comunque il gioco comincia così, con quattro porte che non so ancora cosa significhino, io direi quella rossa che mi ispira, e siamo entrati in quella rossa. Ah, ok, tempo fa due razze governavano la terra, umani e mostri. Vedete che il suono, che l'intro è distorta col suono, quindi non so perché. Sì, dopo una. Sì, sapete come va a finire. Underfell. Fine. La versione meta di Undertale, bene. Sì, sapete come funziona Undertale. Nomina il caduto. Sì. Lo chiamo come devo chiamarmi io esattamente. Se ci vediamo se ci sta tutto il nome. 2Z. Ci sta. Fatto. Mi chiamo così. Io sono creduto nell'Underfell o nell'Underground, come mica si chiama adesso, non lo so. Comunque. Ah, abbiamo la maglia a righe rosse. Stavo, no, marrone a righe rosse. Bella. Ah, anche qua è un po' rossiccio, quindi. Oh no. Umano, per favore, non uccidermi. Ma che scusa, sono ben arrivato, scusa. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Io cosa ho fatto, scusa? Sono appena arrivato. Per favore. Dai. Sì, no, non cominciamo già male, eh. Pietà. Mi hai appena risparmiato? Non ho mai visto nessuno risparmiare niente prima d'ora. Grazie. Beh. Sono Flowey, Flowey il viewer. Vedete che è un po' scosso ancora, perché vedete che l'ha prese tipo il doppio schiaffo alla Bud Spencer ha preso. Vedete che ci è rimasto ancora male. Sei nuovo nell'underground, vero? Devi essere davvero confuso. Non preoccuparti, io posso aiutarti per passare le rovine. Conosco questo posto come la cima della mia testa. Comunque devi essere molto attento a lei. Ah, lei. Spero non stia parlando di. Sfortunatamente non posso aiutarti lì. Mi dispiace. Spero non stia parlando di Toriel. Beh, comunque non andremo avanti senza muoverci. Andiamo. Sì. Mezzo promettente, direi. Salviamo già. Eh? Ah, guardare una grande stanza in un posto orribile. Ti riempi di determinazione. Ok, almeno così abbiamo salvato e si crasha il gioco almeno. Ehi, devi premere questi bottoni. Le rovine sono piene di trappole. Eh? Una più mortale dell'altra. Stai attento. Eh? Vieni da me se hai bisogno d'aiuto. Ah, quello là dove c'è. Come dire. Dove ci sono i petali, devi andare là. Hai risolto il puzzle, bravo. Beh, il basilare, come faccio a sbagliarlo? Eh? Ah, penso che tu riesca a risolverlo questo. Ho già giocato il vecchio gioco, quindi penso che sia uguale. Penso, eh. Non vorrei. Eh? Ah sì, una leva, una leva. Come umano vivente nell'underground, i mostri potrebbero provare a ucciderti. Ti servirà. Eh? Ah, dovrei essere pronto per questo qua. Quando incontri un mostro, comincerà una battaglia. Mentre stai combattendo, colpisci il nemico. Se il nemico non vuole colpirti, ignoralo. Capito? Fai pratica con questo pupazzo, quel pupazzo lì. Dovrà. Sì, capirai come funzionerà. Sì, basilare. No, pietà. Punto, punto, punto. Io ti risparmio perché ti voglio bene, quindi. Ah, se ne sta fermo a non fare nulla. Toh, si scappo. Beh, andarsene non è una cattiva idea, potrebbe funzionare a volte. Fatti spiegare qualcosa. Se non ti difendi, ti ammazzeranno. Semplice. Dovrai prendere un po' di love, che sapete tutti cosa vuol dire, no? No, ma non prenderne troppo, o diventerai uno di loro. Punto, punto, punto. I mostri sono davvero forti, quindi sta attento.
Guardati le spalle, ok? Qua non c'era un salvataggio. Ah, la task dietro di te, io non so cosa voglia, non so ancora cosa voglio dire task. Voi lo sapete? Come nell'altro gioco c'è un Toadit ti sta attaccando. Beh, io voglio risparmiarti, non posso risparmiarti. Complimenti. Complimenta. Non ha capito cosa hai detto. Uff. Ok, come lo schivo quello? Come lo schivo? Help, aiuto. Ah. Triten, vediamo. Non ha capito cosa hai detto. Crick, crick. È dall'altra parte stavolta. Stiamo fermi. Ora mi stiracchio un po'. Spero che non ci becchi. Per fortuna. Sei intimidito. Ah. Ah, la vita è dura per questo nemico. Ma cosa devo fare con questo qua io? Io non posso. Se gli parlo non fa niente, non posso colpirlo. Non lo colpisco perché non voglio colpirlo. Complimenta. Ha cercato di capire cosa hai detto, ma ha fallito. Robit. E vabbè, dai, che palle con queste. Con queste. Dai, più veloce. Complimenta di nuovo. Ah, Toadit ha finalmente capito. Ora sembra contento e non vuole combattere. Nod nod. Intanto tu mi stai cercando di colpirmi, testa di pazzo. Non voglio dire altro. Non mi ha colpito, che bravo. Risparmia. Ho vinto e ho preso 19 di oro. Con 19 di oro ci faccio una casa qui. Ah, se l'hai fatta contro quel Dodit. L'hai risparmiato. L'hai risparmiato. At least you let. Ah, ok, almeno ti ho lasciato andare. Ma non essere così buono con loro. Come ho detto prima, non usare pietà, non essere troppo pietoso con la gente qua in giro. Andiamo avanti. Comunque, potremmo semplicemente andare attraverso queste spine. Ma non sei un fiore. Comunque. Ah! Ah, guarda la. Come si chiama? Guarda la stanza di prima, è la stessa. Eh sì, così. Allora, sì, giù, ok. Aiuto. Ma porca troia. Ha funzionato! 1, 2, 3. Ok, 3, su. Porca troia, erano quelle sbagliate. E non si capiva. Ah, si muore quando prendi una sbagliata. Ma se l'abbiamo fatta, che cavolo, era difficile. Ah, complimenti. Comunque, neanche difficilmente i mostri riescono a sopravvivere a questo. Congratulazioni. Ce l'ho fatta totalmente a. Cioè, io sono andato a culo, veramente. Qua c'è un sasso in mezzo al nulla. Non toccarmi. Scusa. Ok, io vado, eh. No, dai, voglio. Perché parla? Parli alla roccia. Sto rocciando e rollando. Se l'avete capita, bene, se non l'avete capita, male. E io che mica faccio questa climb? Perché climb? Perché? Ok. Lo so, l'ho scavalcato la roccia e basta. Poi boh, mi spara altre rocce, anche se è una sola. Oppure è talmente veloce che posso risparmiarla. Ok, l'ho risparmiata. 10 di oro. Ora ti prego, levati. Bene, ora tutto libero. Quelle là sono tipo foglie. Ah sì, sono foglie, sono foglie. Salviamo che. Non ho letto cosa voleva dire. Comunque, per meglio. E di qua. Guarda. Ah, sembra che tu possa avere un po' di aiuto qua. Aspetta un momento. Ecco qua. Queste due. E l'ultima. Ah, qua sulle. Come si chiamano? Sulle piastrelle qua, vedete che. Ha usato cosa? Il tuo padrone è semplice, non devi fare altro che tirare quella leva. Io l'ho tirata. Prego non uccidermi. E qua? Io lo premuto e poi non so cosa voglia fare. Qua c'è il lungo, lunghissimo cammino. Fuck. Sfermati, piccoletto.
Ciao figliolo, io sono Toriel, la guardiana delle rovine. O almeno penso che tu sia. Ah, tu. Guarda un po'. Dovresti essere confuso. E perché si metti così tanto? Oh, cazzo! Mi sa che hanno qualcosa che non vanno loro due insieme. Come stavo dicendo, dovresti essere molto confuso. Vieni a casa mia, eh? È alla fine delle rovine. Ti spiegherò tutto lì. Sta tranquillo, sì, sta sicuro. Non è per niente sicuro. Ci ha visti, siamo i prossimi. Devo dirti qualcosa, devo dirti una cosa. Lei è il killer più brutale delle rovine. Cazzo, ci siamo messi male, io vi ho detto. Perché sta parlando di lei? Torri, guarda caso. Bene. Possiamo anche andarcene. Ammazza tutto quello che vede con facilità. E adesso che ci ha visti. E da quello che ho visto, gli piace veramente ammazzare gli umani. Quindi, proprio guarda caso, io sono umano. Bene. E dopo che li ha ammazzati, li mangia. Ok. Cosa? Non era così un anno fa. Dopo essere stata sola per così tanto tempo, è diventata pazza. Bene. No, cioè, male. Poi dopo ci ammazzerai, quindi dobbiamo scappare. Credo che ora tu sarai il prossimo. Ma adesso ha visto anche me, quindi sarò anch'io sul menù. Grazie per avermi aiutato. Penso che moriremo insieme. Ottimista, mi piace. A meno che non scappiamo prima che ci veda di nuovo. A meno che non scappiamo prima che ci veda di nuovo, siamo destinati. Bene, siamo fregati. Siamo fregati. Qua c'è un pezzo di. Ah, il formaggio sembra essere. Cosa? Il formaggio sembra essere tipo marcio, ma ti riempie di determinazione. Vedere quel formaggio strano ti riempie di determinazione. Ma che vuol dire? Il fantasma sembra sorridere. Napstablock. Ok. Cheer, proviamo. Ma è strano. Ok, aia. Come si fa qua? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più i combattimenti di Undertale. O almeno. Ok, questa qua non è buona. Non è buono. Tutto tranne buono. Gli dici un. Ah! Gli dici uno scherzo, ma il suo sorriso diventa ancora più spaventoso. Stop! No! La Madonna mi fa danni per questo. Mi fa danni però, eh. Ehi, cavolo! No, non morire, non morire. Oh, siamo vivi. Sei intimidato dal timidito. Dici un altro scherzo. Fammi provare. Lo chiamo assassino. Ti piace? Nope. Volevi cosa? Comunque, non ho tempo per te, comunque. Morirai lo stesso, prima o poi. Essendo così buono. Ah, però l'abbiamo risparmiato, eh. Ed è scappato, però devo ricaricarmi. Non è tipo Dark Souls che quando torno me lo trovo di nuovo? No, spero. Ah no, ok, meglio, meglio, meglio. Andiamo avanti. Qui c'è. No. Ah sì, dai, aspetta. Le lascio. E basta. È tutto qui. Tu lasci 7 di oro e te lo giocano. Che brutti sporchi. E ora dove si va? Quante volte è il fantasmino? E niente. Il fantasmino c'è, ma non so più dove andare. Qua è vuoto. Qua invece è ancora più vuoto. Ecco qui, che magari qua dobbiamo andare su. Ah, no, no. Ah, è un coso di dolcetti. Ah, hai lasciato. È un coso. Prendi un pezzo. Ok. Ah. Prendi un pezzo, hai preso un pezzo di dolce, basta. Che
che poi magari facciamo la figura dei bastardoni. Non credo che la demo fosse così corta. Se qualcuno di voi l'ha già giocato ed è andato avanti, che mi dica dove dovrei veramente andare. Che mi dispiacerebbe lasciarvelo così, col fiato sospeso. Comunque, ciao a tutti, ai prossimi episodi, e mi raccomando, se avete già giocato, ditemi se si può andare avanti oppure è bloccato così. Anche perché è una demo. Ciao a tutti.